Ed è il momento in cui una di quelle che sono il primo, il secondo, il terzo premio o altre, e ritengo che la comunità può non gridare, e ringrazio tutti quanti voi presenti, gli studenti che hanno partecipato con i vari concorrenti, ma anche tutti coloro che anche quest'anno con tanta sensibilità e attenzione vogliono essere pronti. Io sono venuta di corsa, andiamo anche a andare via di corsa, sono venuta di corsa per amicizia sincera nei confronti della professoressa Cosi, dico lei perché so che insomma, con lei rappresenta il progetto, non voglio ovviamente, e so quanto lei ci tenga, diciamo, a questo progetto, per cui sono proprio in veste di antica. Ora Romana, secondo quanto emerge proprio dal discorso con cui i candidati si sono cimentati, un discorso che come loro hanno ben sottolineato nei loro commenti, si incentra infatti sulla sua nostalgia per il passato. E questa proiezione verso il passato insieme nel nostro privato adesso ne abbiamo paura, ma anche orrere. Orrere non è un verbo qualsiasi, è un verbo che indica i capelli che si ripiegano, anziché perché comunque appunto non tutte le bambine venivano allevate, ma questa è un'altra storia. Dopodiché cosa succedeva alla fanciulla? Qual era il suo destino? Il matrimonio. La bambina, come tu, ormai si sposava per avere una prole legittima. Il matrimonio però è un contratto, ed è un contratto stabilito. Cioè della fanciulla che veniva promessa in sposa, sapete come veniva definito? Sponsor. Che è perché la carica di matrimonio si chiama matrimonio cum male. Alla famiglia del marito, appunto, o del padre del matrimonio erano particolarmente significativi. La coerzione,